L'apertura delle Olimpiadi di Parigi, avvenuta di recente, ha suscitato un acceso dibattito a causa della controversa rappresentazione che ha suscitato forti critiche da parte di vari settori della società. L'evento è stato descritto come una rappresentazione blasfema e provocatoria dell'ultima cena di Cristo, con elementi definiti satanici e travestiti che hanno inscenato una parodia del noto episodio evangelico. Questo episodio è stato interpretato da molti come un chiaro simbolo della decadenza e della crisi della società occidentale moderna. La scelta di rappresentare l'ultima cena in un modo così controverso e sacrilego è vista come un sintomo della crisi irreversibile che affligge la società occidentale, guidata da un'elite globalista spesso accusata di promuovere valori e pratiche che si discostano dalle tradizioni religiose e morali radicate. Questa elite, vista come un regime di falsa liberal democrazia, sembra essere in un momento di declino, incapace di offrire una visione del futuro che rispetti e valorizzi i principi fondamentali che hanno forgiato la nostra civiltà. Man mano che la società occidentale percepisce il proprio declino, si aggrappa a manifestazioni sempre più estreme e provocatorie, nel tentativo di rimanere rilevante e di affermare un'identità che sembra sfuggirle. Questo atteggiamento non fa che accentuare la crisi, evidenziando la perdita del bello e dell'anima che una volta caratterizzavano il nostro patrimonio culturale e spirituale. Le manifestazioni sacrileghe, come quella avvenuta a Parigi, non sono nuove nel panorama artistico e culturale contemporaneo. Tuttavia, l'intensità e la natura blasfema di questo evento specifico hanno suscitato una reazione particolarmente forte. La rappresentazione invertita dell'ultima cena, con figure travestite e elementi satanici, è percepita come un'offesa non solo alla fede cristiana, ma anche ai valori universali di rispetto e dignità umana. Il mondo occidentale, una volta faro di progresso e civiltà, sembra essere in preda a una crisi profonda, caratterizzata da un crescente relativismo morale e da una perdita di valori condivisi. Questa rappresentazione artistica controversa non è che un sintomo di un problema più ampio, che coinvolge la disgregazione dei legami sociali, la sfiducia nelle istituzioni e una visione del futuro sempre più incerta e frammentata. La rappresentazione blasfema dell'ultima cena alle Olimpiadi di Parigi è una chiara espressione della crisi che affligge la società occidentale contemporanea. Questo evento ci invita a riflettere sulla direzione che stiamo prendendo e sull'importanza di riscoprire e preservare i valori che hanno forgiato la nostra civiltà. Solo attraverso una riflessione profonda e un ritorno ai principi fondamentali possiamo sperare di superare questa fase di declino e di costruire un futuro più luminoso e rispettoso delle nostre radici culturali e spirituali.